Ogni anno sul mercato degli smartphone le novità escono alla velocità della luce e come ogni anno ci capita di stare a pensare se cambiare o meno il telefonino. Se stai pensando che sia arrivata ora di comprarne uno nuovo, frena un attimo. Non gettare via il vecchio smartphone senza prima seguire questi consigli. 1. Scollega tutti i dispositivi connessi. Una delle comodità maggiori dei device moderni è che si possano collegare tra loro. Ti arriva un messaggio? Lo vedrai anche sul tuo smartwatch. Hai scritto appunti? Puoi linkarli nel calendario del telefonino, del tablet e del PC. Comodissimo, è vero, ma è facile d'altra parte dimenticarsi di scollegare tutti i dispositivi. Ricorda perciò di farlo prima di dar via il tuo vecchio smartphone. 2. Fai il backup dei tuoi file. Non avere fretta di azzerare la memoria dello smartphone. Non vorrai rischiare di perdere per sempre tanti bei ricordi o informazioni importanti che potresti avere nel tuo device e la sola sincronizzazione non è sufficiente. Molto meglio fare un backup manuale. È semplice da fare. Inizia da file come fotografie e pezzi musicali. Se hai un telefonino con sistema Android e una network disk app, è probabile che tutte le foto siano già caricate al sicuro sul drive. In caso contrario, farai bene a scaricarle subito dal tuo App Store. Si tratta di app gratuite e dopo averle installate, ti verrà assegnato spazio libero su un cloud dove potrai spostare i tuoi file. Oppure collega semplicemente lo smartphone al PC e trasferisci manualmente tutti i file. Ma mi raccomando, non dimenticare di cancellarli dal telefono una volta completata la procedura. Se hai un iPhone, la procedura è identica. Collegalo al tuo computer e importa tutte le foto dalla galleria o da iPhoto. Fatto ciò, potrai cancellarle tranquillamente dal telefonino. Per curiosità, hai mai rivenduto il tuo vecchio smartphone? Raccontami com'è andata nei commenti in questo caso. 3. Fai il backup del tuo account. Per gli utenti Apple esistono due modi per farlo, usando iTunes oppure iCloud. In ogni caso dovrai collegare il telefonino al computer, selezionarlo dai dispositivi connessi per eseguire il backup e aprire la scheda sommario. Poi dovrai scegliere il menu Backup. A quel punto clicca su Esegui il backup e avrai terminato. Usando invece iCloud ti basterà il menu Backup e dati. Molto importante è non cancellare mai i tuoi contatti dalla rubrica manualmente. Potresti non ritrovarli più sul tuo account se prima non hai eseguito un backup dei dati. Gli utenti Android troveranno invece il menu Backup tra le impostazioni del telefonino. Da lì sceglierete su quale piattaforma trasferire i dati in backup. Solitamente la piattaforma di default sarà il tuo account Google, selezionato in automatico, ma è sempre meglio controllare prima. 4. Cancella manualmente le app. Fare il reset del tuo smartphone può lasciare dei dati dalle app immagazzinati nella cache. Questi dati potrebbero includere anche password e altri dati sensibili. Cancellare le app manualmente, perciò, è la scelta migliore. Ma non è l'unica cosa da fare per mettere in sicurezza i tuoi dati. Ti darò altri suggerimenti tra poco. 5. Disattiva tutte le misure antifurto. Le app antifurto e simili funzioni nel sistema operativo del tuo smartphone ti aiutano a cancellare i dati da remoto, ma non saranno più necessarie una volta che seguirai tutti i nostri consigli. Se vendi il tuo smartphone senza aver disattivato queste funzioni, il tuo acquirente potrebbe avere problemi. Quindi disattiva le protezioni antifurto nel tuo menu impostazioni. Se hai anche delle app esterne, cancellale manualmente. 6. Codifica i dati del tuo smartphone. Hai cancellato le app, spostato e fatto il backup dei file e poi li hai cancellati. Forse però è rimasto qualcosa di cui non ti sei accorto, perciò meglio codificarli. La crittografia ti consentirà di mescolare i dati così da renderli illeggibili senza le corrette modalità di accesso. I sistemi operativi degli smartphone hanno già sistemi di crittografia automatici, ma è sempre meglio stare al sicuro aggiungendo codici di accesso. Gli utenti iPhone dovranno aprire il menu Imposta Passcode e ID Touch e inserire il passcode attivandolo. Verso la fine del menu verrà visualizzata l'opzione per rendere il codice più complesso e quindi ancora più sicuro. Un'opzione aggiuntiva ti consentirà anche di settare un numero limite di tentativi di accesso. Gli utenti Android invece troveranno tutte le opzioni per la crittografia e per settare un codice di accesso nel menu Impostazioni Sicurezza. 7. Esegui il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Fallo solamente dopo aver crittografato i dati, perché stai per superare un punto di non ritorno.
L'account Google protegge il tuo Android dal resettarsi di default alle impostazioni di fabbrica, perciò dovrai prima uscire dal tuo account e rimuoverlo dal dispositivo. A quel punto va su Impostazioni, poi su Account e Sincronizzazione. Seleziona l'icona di Google e scegli Rimuovi. Fatto. Chi ha un iPhone invece deve andare sul menu Impostazioni App e scegliere Messaggi e disattivare la voce iMessage. Tornate poi al menu Impostazioni e disattivate anche FaceTime. Poi resterà soltanto uscire dal tuo account iCloud e Apple. 8. Reset del telefonino. A questo punto di pure addio per l'ultima volta al tuo vecchio caro smartphone. Se usi Android devi aprire il menu Backup e Reset dal menu Impostazioni. Su iOS il menu si trova nel menu principale alla voce Impostazioni. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica richiede tempo e affaticherà non poco la batteria, perciò prima di eseguirlo assicurati che il telefonino sia carico, ma soprattutto devi assicurarti al 100% di volerti separare per sempre dal tuo adorato device. 9. Qualche consiglio aggiuntivo. Nel caso di Apple, si tratta del produttore sia dell'hardware che del software dei suoi smartphone, quindi potrà fornire vari passi aggiuntivi in tema di sicurezza prima di liberarti del tuo iPhone. Puoi contattare l'assistenza clienti per cancellare il tuo smartphone e assicurarti che per il tuo acquirente sia praticamente nuovo di zecca. Puoi anche aiutare il tuo acquirente contattando il tuo provider e far disconnettere l'iPhone dal tuo account. Controlla lo stato della tua batteria e lo stato generale del tuo telefonino prima di venderlo. Questo influenzerà il prezzo di vendita, in rialzo o in ribasso. Su iOS è tutto integrato nel sistema. Va anzitutto su Impostazioni, su Batteria e clicca Stato Batteria. Qui potrai verificare se il tuo smartphone funziona al pieno della sua capacità o almeno alla capacità massima della batteria. I telefonini Android hanno anche una gran varietà di app utili al controllo della diagnostica di sistema e di tutto il telefonino, batteria inclusa. Non sarà necessario se hai seguito tutti i nostri consigli, ma per proteggere ulteriormente i tuoi dati sensibili puoi inserire nel sistema dei dati fasulli. Copia dei file molto ingombranti nella memoria e codificali nuovamente. In questo modo, qualsiasi dato residuo nel sistema sarà assolutamente inaccessibile. A meno che tu usi un debug USB, ma non preoccuparti, possiamo fare qualcosa anche per questo. Puoi verificare il debug USB attraverso il menu Impostazioni mentre colleghi il tuo smartphone al tuo computer. Però attenzione, in teoria anche il tuo acquirente potrebbe farlo e sbirciare i tuoi dati. Meglio dunque lasciare almeno un'app installata, una che blocchi tutte le app, così potrai impedire l'accesso persino al menu Impostazioni. Setta una password e comunicala solo al tuo acquirente di fiducia. La fiducia è tutto perché stiamo parlando dei tuoi dati personali. Se per qualsiasi motivo non puoi seguire i nostri consigli prima di vendere lo smartphone, allora usa le app antifurto a cui abbiamo accennato prima. Ti saranno utili. Ricorda, puoi usarle anche da remoto per cancellare dati e file, ma in quel caso sarà meglio contattare il nuovo proprietario del tuo smartphone e informarlo. Sempre meglio accordarsi su cose del genere. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.